Ciao a tutti fiorelline e fiorelline, rieccoci tornati in un nuovo video. Oggi faremo il back to school e tutti gli accessori che abbiamo comprato sono della cartoleria Sole e Luna. Vi lasciamo al video. Ok, incomincio io a farvi vedere il mio zaino, l'etichetta, l'ho staccata. Anche io l'ho staccata, ragazzi. Sta qua. E questo è lo zaino. Dopo vi facciamo l'inquadratura se volete. Double. Allora, questo zaino è della è Double Face e della Seven. Allora, questo lato è con delle forme geometriche lilla e fucsia. Così. E invece il lato dentro non ve lo mostriamo. Se scrivete nei commenti che volete che facciamo altri back to school, che in ognuno vi presentiamo il nostro zaino, tipo i nostri portapastelli, i nostri diari, cose varie, ce lo scrivete in un commento. Questo è lo zaino. Questo è il mio zaino della Seven. Ed è anche lui Double Face e ha i pua bianchi ed è qua grigio, nero e bianco. E questa è la sua etichetta. Ok, questo è il mio portapastelli della Comics. Ora ve lo apro. È costato 10 euro. L'etichetta sempre, c'è ancora la pellicola. Ora vi faccio vedere l'interno. Allora, che bello! Ho tolto la carta. Questo così si apre e c'è un taschino qua. Poi qua ci sono dei piccoli scompartimenti e qua c'è lo spazio senza scompartimenti, cose varie. Lilla. Ok, io mi sono preso un altro portapastelli per comodità, perché questo era più magro rispetto al mio. Cioè, più sottile. Perché voglio mettere... Vabbè, quello che voglio mettere lo scoprirete nel prossimo video, quindi non facciamo spoiler. Comunque, questo nero della Comics. Costa 8,50 euro. Vi faccio vedere i prezzi se non ci credete o se lo volete comprare da Sole e Luna. Non c'è stelle e cometa, lo so. Questo tipo sempre della Comic. E questo con la zizzera. Questo è il mio portapastelli, è costato 16,50 euro e della FM. Questa è la marca. Allora, il colore è cipria davanti, dietro e sotto, e la cerniera e la zip è bianca e qui è glitterato, guardate. Ora ve lo faccio vedere all'interno. Le esercitazioni sono alle righe bianche e nere e di quanta lei lo scompartimento non la tasca, non è come a me che c'era tipo non è c'è cosa che si alza e si abbassa. Mi è dimenticata di dirlo. Non c'è quello che si alza e si abbassa, è direttamente attaccato alla. Aspettate un attimo, scusatemi. Nel frattempo possiamo vedere un attimo una alla volta. Allora, questo è il mio, è viola con la copertina trasparente. Poi abbiamo questo, che penso che tipo un'etichetta, non lo so. Ma tiene la pagina della Seven. Sì, penso così.
si toglie e si mette come volete fare. Bianca qua con la scritta Bigu e dice anche il sito dove si trova la Bigu: Instagram, YouTube e Musical.ly. Poi qua dove ci sono scritte delle cose, qua vi faccio leggere stesso a voi. Ok, dentro è così: Yudu Creative Lab. Anche il mio uguale, ragazzi. Sì. Ah, poi ci dà anche un biglietto gratis per il BU Creators Festival sabato 8 settembre a Bologna. Ci va. E poi c'è questo zaino che sponsorizzano. E quindi questo. Anche l'anno scorso hanno dato il biglietto gratis per questo festival. Invece il mio è argento, sempre della BU, e anche lui questo la pagina esternamente uguale, dai, esternamente così, dietro così e poi così. Avanti e dietro e già la copertina. Ok, passiamo alla facciamo forbicine così semplici, rosa, con questo diciamo filmo che le fa tagliare più piano oppure così direttamente. Sono rosa e gialle. Le pesco anch'io le forbici. Allora, le mie sono della Colorbook e sono gialle e arancioni, tagliano così. E poi volevo dire che qua è tipo a righello, sono scritti numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 i centimetri, tipo come un metro da sarta. E a me alla punta rotonda, mi sono dimenticata di dirvi. Ah, scusatemi, la punta un po' più a pizzo. Ok, questo è il mio goniometro della Colorbook. Colorbook Tecno Fluo. Mi sono dimenticata di prendere il mio. No, te l'ho messo qua dietro. Scusatemi, no. Questo, sempre della Colorbook. No, questo è della Arena Tecno Scuola. Invece questo è Tecno Fluo della Colorbook. Perché non ce n'erano più della Colorbook. Sì, quindi questo. Perché è rossa la bustina. Ora vi faccio vedere la mia diga piccolina. Guardate. Io non ho ancora comprato tutto ciò. Questa è la riga piccolina che è della Colorbook ed è rosa fluo. E questa invece è la riga grande, sempre rosa fluo, che arriva fino a 50 cm. Ok, invece a me la riga piccolina è gialla fluo della Colorbook. Io la grande non l'ho ancora presa. E poi vi faccio vedere questa scheda che 35, 40, 32? Sì, 32, 45 gradi, mentre quest'altra è 32, 60 gradi e sono tutte e due rosa fluo e sempre della Colorbook. Allora, io ho queste piccoline così e poi queste altre ho fatto un'unica busta. Ora le misure non me le ricordo, però per certo ho due piccole uguali e due grandi uguali. Ho voluto prendere a doppioni, sono così. Sempre delle stesse misure sue, solo che sono due. Ora invece vi faccio vedere i pastelli. I pastelli sono della Giotto, sono 12 e li ho pagati in tutto 5 euro. I miei sono sempre gli stessi, quindi non perdo tempo a farveli vedere. Questi della Giotto, quelli di legno, e il pacco da 12, i colori primari diciamo. Poi il mio compasso l'ho pagato 9 euro, 6 euro.
6 euro ragazzi, 9 euro, ho detto 6, che stava così, ne l'ho detto no. E praticamente ha un nuovo sistema che la punta non entra all'interno, c'è anche scritto alla rotellina, le rotelline, le punte in più e della colorbook e del rosa fluo. Anche a me il sistema che non entra all'interno, solo che ho tolto l'adesivo. Questo è costato 9 euro perché ha le stelline. Invece è decorato. Quello, sì, invece quello non ha le stelline, abbiamo messo diversi per non scambiare. Mostriamo i tempera matite? Sì, il color. Circa 10 euro all'ora. Un euro in più per chi sarà scelto per lo stesso. Allora, il mio è tipo un violetto ed è dell'azzurro. Non so quanto l'abbiamo pagato perché non mi ricordo, se non sbaglio. 3,50, una cosa del genere, ed è viola e della giotta. Io invece l'ho preso giallo fluo, così è quello che ha tre buchi, tre dimensioni. Mi sono dimenticata di dirlo. Così, con il cestino sotto, io l'ho preso giallo fluo come righello. Invece rosa come le squadre, vabbè. Quella cosa che io invece l'ho messa qui dentro, vabbè, è tutto rosa. A me. Di evidenza io ne ho comprati solo due perché il resto già ce ne avevo e sono della tutta video, sono fluorescenti, questo è il verde e questo è il giallo. Tocca a te. Ok, non trovavo più gli evidenziatori. Allora, io ce l'ho giallo, verde, arancione per ridere e rosa. Sono della Super Rest. Ora vi facciamo vedere gli imbianchetti. È della Pret ed è a topo, come diciamo noi. Bellino. Ok, il suo è uguale. Il mio, eccolo qua, è sempre a topo. Però voglio finire di usare questo qua a penna. Scusami. Della Collection Pen. Ho la smania stasera. Invece quella era della prima. E questa invece è la gonna, ragazzi. La gomma è della Sandler. La solita gomma. Sandler, eccola qua. L'originale Mastic Plastic. Okay. Ora vi farò vedere le penne che uso io. Io uso di solito sempre la rossa e la nera. Perché? Prima cosa perché me le chiedono rossa e nera, e poi perché mi sono abituata così, e però per sicurezza uso anche la blu. Io invece solo rosso e nero perché alle medie la penna blu di solito non la fanno. Non la chiedono. Infatti io sei in terza, è difficile che la chiedono, alle sei però, seconde è difficile, però per sicurezza. Poi tengo questi elastici per legare i pastelli, i pennarelli. Sono sempre comodi, ma soprattutto sempre utili. Poi abbiamo la colla Giotto e la stick, la solita colla. E la media, giusto? Sì, sì, la media. E poi abbiamo anche le grandi. Mostra la Fiorenza. Queste sono grandi. Gli ho attaccato il brillantino per non scambiarle. Sì. Poi ho questo album liscio di Fabiano ed è il Fabiano 4 ed è liscio. 4. Avanti. E di 24 i fogli all'interno, è 24 per 33 centimetri. Io invece ho aspettato per comprare l'album perché la professoressa di arte e professore di tecnologia non so se lo chiedono liscio o ruvido. Ah, e questa abbiamo preso due matite uguali. Che sono... Le facciamo vedere una sola perché tanto sono uguali. HB2 rossa. Questa è sempre della Sandler. Ok, ora facciamo vedere il quaderni. Mi sono dimenticata di dare... No. Vai. Facciamo vedere alcuni quaderni perché non abbiamo preso proprio tutti. Questi qua grandi li abbiamo presi sia di acquadetto, però ci mancano ancora alcune cose, da come avete visto, e ci mancano ancora i quaderni piccoli perché all'inizio siamo questi che sono grandi, che dureranno tanto, e poi useremo quelli normali. Vai.
Allora, cominciamo da quelli a righe. Io a righe ce l'ho. Mamma mia, sono giganti, veramente enormi. Rosa. Ah, mi sono dimenticata di dire che sono della Point Service. Sono enormi, guardate qua quanto sono doppi. Io penso che userò due materie. E singhiozzo. Okay. E poi c'è il giallo, io giallo italiano, e costano 5 euro ogni quaderno, però ne vale veramente la pena perché sono grandissimi. Io invece, scusatemi, a righe ce l'ho sia verde che sempre della Point Service e costa 5 euro, scusatemi, sia verde che arancione. 5 euro. A te sono italiano. Point. Sì. Ma ragazzi, guardate quanto è doppio. Buonasera. Domani il tempo sarà. Invece a me a matematica sono verdi e arancioni. E come ve l'ho mostrato io prima, invece a me a matematica sono rosa. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti like e condividete. E mi raccomando, se vi piace questa serie, fatecelo sapere in un commento così noi la continuiamo. Ciao!